L'onorevole Minciullo è attaccatissimo ad Augusta e viene spesso per portarci le carte e i documenti della sua attività legislativa in seno alla regione siciliana e ci dà buone notizie spesso di finanziamenti. 20 milioni per l'ospedale di Augusta, ancora una volta si parla di milioni, ma questa volta arriveranno questi milioni? Sì, questi milioni arriveranno non appena il governo regionale firmerà l'accordo con il governo nazionale. In pratica la legge ha voluto che lo Stato destinasse alle varie province e quindi attraverso le regioni delle risorse per l'edilizia sanitaria. Per quanto riguarda la Sicilia, questo ex articolo 20 prevede 800 milioni di euro. Come verranno distribuiti questi 800 milioni per quanto riguarda la provincia di Siracusa? Verranno destinati 20 milioni di euro all'ospedale di Augusta, cioè al nuovo complesso che non è stato completato. Che non è stato completato in maniera tale che possa essere completato e possa accogliere questo centro di accoglienza e questo polo ad alta tecnologia che si deve realizzare nella città di Augusta, così come prevede la legge 5, la legge regionale 5 di riforma della sanità. Era un emendamento che io avevo presentato a suo tempo, che è stato accolto dall'Assemblea, che io ho difeso in aula a spada tratta. Adesso si sta trasformando in fatti concreti, sia attraverso un provvedimento dell'assessore Borsellino a favore di 3 centri ad elevato rischio oncologico industriale, cioè Augusta, Gela e Milazzo, sia attraverso questo stanziamento che, prevedendo la realizzazione e l'ultimazione dei lavori, darà ospitalità seria, concreta e dignitosa a coloro i quali verranno a fare o prevenzione oppure verranno a curarsi ad Augusta. In più, questa mattina abbiamo portato la notizia di questa destinazione, di questa City Pet alla città di Augusta. È la prima pietra che viene messa per quanto riguarda la realizzazione di questo centro oncologico. Per la prevenzione con quest'altra tecnologia. Sì, si punta sulla prevenzione e si punta anche però attraverso questo strumento alla cura, cioè nel senso che man mano che viene fatta la radioterapia c'è la possibilità di constatare giorno per giorno se l'effetto di questa cura va bene oppure se bisogna aggiustare e modificare la cura perché non sortisce purtroppo gli effetti sperati. Però è chiaro che è una macchina di altissima tecnologia, ne verranno acquistate solo 2 presso la regione siciliana. L'orgoglio e il ringraziamento all'assessore Borsellino di aver accolto l'interrogazione che avevo fatto, di aver destinato quindi questa struttura ad alta tecnologia alla città di Augusta. La legge 5 che ha citato l'onorevole Minciullo è quella legge che riguarda gli ospedali di Milazzo, abbiamo detto Gela e Augusta, che devono essere potenziati, certo, e non addirittura depauperati, mentre però l'ospedale di Augusta è stato depauperato di 2 importanti reparti. Ora, come la mettiamo da questo punto di vista? C'è anche il rischio di perdere l'ospedale, visto che in campo nazionale i nosocomi con 60 posti letto, cioè meno di 120 in sostanza, dovranno essere chiusi? Allora, noi ancora non abbiamo recepito la legge Balduzzi. Qualcuno è convinto che la legge Balduzzi trova operatività in Sicilia. Io continuo a dire che non è assolutamente così, perché la legge Balduzzi non può essere estesa alla Sicilia, perché è una regione a statuto speciale se prima non viene fatta una legge di recepimento. Quindi noi abbiamo la necessità di fare questa legge e nell'ambito della legge dobbiamo inserire le eccezionalità che derivano purtroppo dallo sfruttamento che il territorio ha avuto in questi ultimi decenni. E c'è un territorio più sfruttato di quello di Augusta, c'è un territorio più distrutto rispetto a quello di Augusta. Di conseguenza io ritengo che nel recepimento della legge dovrà essere riconfermato quanto previsto dall'articolo 6 della legge 5 a favore dei 3 siti già industrializzati e oggi però ridotti in condizioni pietose di Augusta, Milazzo e Gela, perché vedete le industrie chiudono ma gli effetti cancerogeni della loro presenza continuano purtroppo a sortire i loro effetti. Mentre noi facciamo la domanda sentivamo in lontananza le note del silenzio, perché in questo momento in un'altra piazza di Augusta
c'è in atto un svolgimento, una manifestazione contro i veleni dell'industria. Noi qui abbiamo avuto fino a proprio a ieri il risultato di questi veleni attraverso gli odori maleodoranti che abbiamo percepito tutti. Un'ultimissima domanda all'onorevole Vinciullo, che riguarda il rapporto con i commissari che governano, almeno si fa per dire, amministrano per quanto possono burocraticamente il nostro comune. Sono rimproveri da fare a questi signori? Ma intanto vorrei dire che lunedì alle ore 16 in prefettura ci sarà l'assessore Marino proprio per rispondere anche in maniera concreta alla manifestazione di questa mattina. È stata convocata sia la deputazione nazionale che quella regionale, sono stati convocati i sindaci e sono stati convocati i responsabili regionali della sicurezza e della protezione civile in provincia di Siracusa, perché dobbiamo affrontare il tema relativo a questi o sversamenti o emissioni di gas di cui non si riesce mai a capire chi è stato l'autore, quando vengono fatte, e soprattutto non si riesce mai a capire perché non pagano. Perché vedete, così come è successo quando abbiamo denunciato l'emissione di gasolio e di sostanze liquide nel fiume e non si è mai riuscito a capire chi è stato, anche qui vi sono emissioni ma nessuno paga. Dobbiamo porre fine a questa cattiva abitudine che abbiamo in questa provincia, che nessuno fa mai nulla e nessuno è responsabile di nulla e nessuno paga per i reati che commette, perché emissione di gas nocivi nell'aria o emissione di liquidi nei fiumi è sicuramente un reato. Per quanto riguarda i commissari, è chiaro che tutte si sforzano, lavorano, ma con tutte le difficoltà del caso, perché vedete, si è fallito l'amministrazione comunale eletta dai cittadini, si è fallito il Consiglio Comunale, la Giunta, i sindaci. Beh, è chiaro che questi poveri sindaci e commissari un po' di problemi ce l'hanno nella gestione di questo comune, che non dobbiamo dimenticare è un comune difficile da gestire, un comune che presenta anche dei momenti drammatici, se è stato il Ministero degli Interni costretto a sciogliere per mafia. Di conseguenza stiamo parlando di un comune che vive una temperia e una tempesta dal punto di vista intanto morale e poi dal punto di vista politico. Dobbiamo cercare di supportare i commissari, cosa che io spesso faccio, per così stimolarli ad operare nell'interesse della collettività, sapendo che anche loro sono uomini e donne e quindi hanno dei limiti e che devono fare fronte al comune di Augusta, insieme però all'attività che continuano a svolgere tutti i giorni nelle prefetture dove lavorano, perché l'errore è stato anche questo, chi veniva ad amministrare, quindi la responsabilità non è assolutamente loro, ma la responsabilità è di coloro i quali li hanno mandati qui mantenendoli nei precedenti incarichi. Gli devono dire: guardate, voi a tempo pieno siete commissari ad Augusta, non gli si può chiedere delle persone di fare i prefetti o i viceprefetti in altre realtà e poi di venire ad amministrare una realtà così complessa e così difficile, qual è quella della città di Augusta. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.